To you, your family, and all your Iranian friends. I know that the situation is not easy in Iran. Take care, guys. Stay safe. Stay at home, wherever you are. Non vedo Simone Perrotta, però. Ciao Ale. Simo, se ci sei mi devi mandare l'invito. Dove sei? Amaral, un abbraccio a tutti gli amici brasiliani. Amigo. Non vedo Simone Perrotta. Dove sarà Simone Perrotta? Ciao da Dubai, ragazzi. Ciao aspettando Simone Perrotta. Vediamo dove sta Simone. Simone Perrotta poteva correre per 3 giorni senza mai fermarsi. Un fenomeno. Ragazzo spettacolare. Erano quei giocatori che facevano la fortuna di tutti gli allenatori. Eccoti qua, Super Simo. Eccomi, Eccoti qua! grande, Simo, faccio il figo ancora. Non voglio mettere gli occhiali che grande. faticavo, faticavo. Io aspettavo una chiamata, pensa quando sono tecnologico. Se qualcuno non mi avvertiva, guarda che c'è Fabio che ti sta aspettando, potevi Era il aspettare, casino. facevo la fine No, di vabbè, Camo. perché sì. No, vabbè, Camu te l'ho detto, Camu non cambierà mai. Mai, Praticamente mai. ieri mi ha fatto un'illanzia perché alle 6 del pomeriggio gli mando un messaggio e non mi risponde. Faccio eccoci qua. Si sa, conoscendolo perché lui va, sai, va mezz'ora dopo, lui fa tutte le cose con molta tranquillità. E poi è peccato perché non si vedeva bene il video. Però stavo parlando. Siete riuscito a fare ritardo anche prima della finale, quindi che ti meravigli? No, no, anche lui è sempre stato così. Stavo parlando che Sbagliavamo noi ad sì, era... noi arrivare in anticipo. eravamo sempre in anticipo rispetto a lui. Eravamo sempre in anticipo. Com'è, Simo? Bene, tutto bene. Sono 20 giorni che non esco di casa, però bene, dai. Credo che tu inizi ad uscire, per cui siamo sulla strada giusta. Dai, speriamo, i casi Ma guarda, io ho diminuiscono. fatto 14. Sì, io ho fatto 14 giorni di quarantena e adesso stiamo uscendo. Già ieri abbiamo fatto 2 giorni che facciamo allenamento, la vita sta tornando alla normalità. Quindi è un passo in avanti importante che stanno facendo qui. Sì, poi la preoccupazione è se quando usciamo, come usciamo. Speriamo di uscire bene, nel senso di non essere diffidenti verso gli altri, perché quello sarebbe terribile, secondo me. Ma Simo, io ti giuro, io sono uscito e inizialmente non ti viene di magari di andare lì a abbracciarti, fare con gli amici, c'è un po' l'ansia ce l'hai. Comunque qua vanno in giro tutti con la mascherina, tutti ti danno il disinfettante per le mani, quando entri nei ristoranti ti fanno comunque il controllo della temperatura. E quello secondo me dovrà essere fatto anche in Italia. Il problema sarà tornare a viaggiare, che secondo me ci vorrà molto più tempo. Già andavate in giro con le maschere, no? Simo, mi senti? Sì, ti sento. Ho detto Sì, comunque in sì, Cina sì, era sì. una prassi andare in giro con le maschere. Sì, nel senso da quando è uscito il virus è obbligatorio ormai.
storia addirittura. Sì. Simone, non ti sento bene e ti vedo. Aspetta che entro, eh. Aspetta, vado dentro, chissà se c'è più linea. Sì. Ecco, Adesso va meglio? sì, mi scrivono che i supermercati già lo fanno, ma deve essere obbligatorio, ragazzi, già dall'inizio. Ascolta, aspetta che chiudo che c'è, se ho i bambini con la musica alta, qui è un casino. No, ma falli stare, tranquillo, possono mettere la musica, falli venire così vediamo se ballano bene. Ascolta, io una domanda te la voglio fare perché poi era, sai, io ho avuto sempre un rammarico da quando ho smesso di giocare, che era quello di giocare all'estero. Sai, sono nato in Inghilterra, sono stato per tanti anni in Inghilterra, avevo questa voglia di fare un'esperienza all'estero. Poi per mille situazioni non ci sono. Non l'ho fatta ed è forse l'unico rammarico che ho. Volevo capire se è davvero bello così giocare all'estero oppure quando si va all'estero c'è la voglia di tornare, perché vedo che poi tanti vanno, ma poi c'è subito la voglia di tornare. Allora, io sono stato, cioè, nel senso, la prima mia esperienza è stata a Madrid, al Real Madrid, Brutta. quindi puoi capire da solo che era un contesto super wow, un contesto Certo. che è veramente super coccolato, altissima qualità di società, squadra, e ti dico che l'idea di tornare, non, infatti, feci 3 anni alla grande e mi piacque tantissimo, perché a parte il fatto che iniziai a parlare comunque spagnolo, che quello è secondo me un valore aggiunto, perché solo l'esperienza Certo. all'estero ti permette di poter migliorare e conoscere una nuova lingua, ma poi cioè, proprio si aprì un mondo, amici diversi, conoscenze diverse, un network totalmente diverso. E poi dopo rientrai in Italia e mi resi conto che ormai ero cambiato e quindi dissi no, devo andare fuori perché la mia idea era quella di iniziare a studiare. Ti ricordi, già stavo studiando in Sudafrica Sì. e prima stavo studiando l'inglese, era andare fuori e iniziare un po' a parlare l'inglese. E sono andato a Dubai dove il calcio era totalmente diverso, cioè lì il calcio non era il massimo, però mi è servito comunque per iniziare a parlare un po' di inglese e questo per me era importante. Però io le esperienze che ho fatto per me sono molto formative e ormai sono anche 4 anni che sono qui all'estero in Cina e io ti dico, per me, per la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, esperienza fantastica. Esperienza in Italia, il calcio lo vedi, dopo lo vedi che ti rendi conto che dopo è come se fosse una cosa bella, ma che ti rendi conto che c'ha tantissimi difetti. E poi una cosa, che quando sei all'estero, praticamente i giornali, le radio, le cose, cioè non c'è Ecco, quest'ansia, infatti capito? è proprio quello, no? Io vedevo gli stranieri quando sono da noi, quando erano da noi, vivevano il calcio con molta tranquillità, no? Anche una prestazione negativa veniva gestita, ritornavano il giorno dopo al campo, tranquilli, sereni, ridevano, scherzavano, cantavano, ballavano e noi eravamo lì che rimuginavi sulla prestazione, sul risultato. Bravo. Ecco, questa spensieratezza, secondo me, quando vai all'estero ce l'hai di più rispetto a quando giochi in Italia. È quello che mi è mancato, capito? No, ma io ti guarda, hai detto bene, e poi noi tante volte, ecco, noi italiani ci facciamo tanti problemi perché noi dobbiamo ascoltare i tifosi, dobbiamo ascoltare le radio, dobbiamo ascoltare il presidente. Invece tu da straniero la vivi, dici, vabbè, ma tanto è come finisce l'allenamento, te ne vai a Sì, casa, sì. ti ricordi la famiglia. E noi facevamo allenamento la mattina, quindi capirai, il pomeriggio era spettacolare, capito? E no, è un'esperienza che consiglio a tutti quanti, anche se noi italiani facciamo sempre fatica ed è un peccato,
E io anche il fatto da allenare, vedi, io sono partito da fuori perché secondo me è un modo di vivere il calcio totalmente diverso. In Italia sono tutti esauriti, guarda i presidenti che fanno, guarda tu e tu ne sai qualcosa perché con l'AIC sei a contatto con loro. Guarda l'ultimo cielino che ha fatto a Fabio Grosso e agli altri, cioè, da fulminati, da fulminati. Sì, effettivamente da noi è troppo. Sai cos'è fa? Che quando poi vivi una situazione di agio e c'hai un percorso lineare, poi cambiare quello è sempre difficile, soprattutto se hai figli piccoli, perché poi io quando potevo andare avevo il grande che aveva 10 anni, quindi aveva tutti i comfort, i suoi amici, la sua scuola calcio, la sua Timo, scuola, Timo, e non ho avuto la forza di dire andiamo. bravo, Non ho avuto io il coraggio. è una sega mentale del genitore, perché Assolutamente. Sì, assolutamente. i figli, credimi, fanno delle esperienze fantastiche, si adattano subito, cioè io ti vorrei far vedere la figlia di Paolo, mia nipote, è Sì. venuta qui, non conosceva una parola in inglese, non conosceva una parola in cinese, dopo 3 mesi, la vedevi che sembrava la bambina più felice al mondo, ma perché? Si era rifatta di nuovo le amicizie, Amici, parlava certo. inglese, ha L'hanno iniziato preso. a parlare in cinese, cioè fantastico. Eppure mio fratello all'inizio è: ma Sofia, che facciamo? Cosa fai? Cioè, capito? È una sega mentale dei Sì, genitori sì, ed è sì. un peccato. Ma è bello che adesso mi dice perché non siamo andati, capito? Cioè tu Lo lì so. pensi, allora, ma ha ragione, devi Lo avere so. tu la forza e il coraggio di fare alcune scelte, perché poi il mio sbaglio è stato chiedere a lui, capito? Chiedere a lui, ho visto subito le lacrime negli occhi, ho detto lascia stare, Vabbè, è meglio non andare. cuor di Eh papà, certo, vieni qua. Cioè. hai capito? Da buon terrone, capito? Bravo, no, ma io guarda, ne ho parlato con Daniele De Rossi qualche anno fa, perché poi loro capirai, sia lui che Francesco, era ancora più difficile. Però poi dopo, vedi, alla fine il problema è che gli altri ti fanno smettere, perché tu, uno, un calciatore pensa, no, ma io smetto quando voglio, ma non è così, gli altri ti fanno No, smettere. è Quando non vero. servi più, quando non servi più. Ti È danno, capito? vero. Ciao, arrivederci e grazie. Allora, se uno Guarda, non è io bravo. quello scoglio l'ho superato, nel senso che quando non c'erano più la possibilità di continuare a Roma, avevo diverse opportunità in Italia e all'estero. Però ho smesso io perché non volevo arrivare a quel punto che dicevi tu, ti fanno smettere. Ho deciso io e punto. E ti dico che il trapasso è stato serenissimo, è stato sereno anche perché poi lì alla Roma mi hanno chiesto anche di entrare in società. Ma la mia idea una volta smessa era quella di prendermi del tempo per me, per viaggiare, anche la serenità di organizzare un weekend il venerdì anziché aspettare la sosta, era secondo me un valore che non si poteva acquistare. E quindi ho detto di no, l'impegno era quotidiano, ho detto no, dove c'è la prima squadra ci devi stare tu, ho detto guarda grazie che abbiate pensato a me, ma non è la mia idea di vita dopo il calcio. E quindi l'ho vissuta benissimo, l'ho vissuta bene, se mi Wow. dicessero oggi vuoi iniziare a giocare? Ma assolutamente no, ma ti giuro, Io e non lo ti dico con giuro. ipocrisia, assolutamente no. No, ma io ti giuro anch'io, a me non manca il calcio giocato. Vabbè, tu fai l'allenatore. Io non pensavo neanche che mi piacesse così tanto fare l'allenatore, ti devo essere sincero, perché io quando ho iniziato a fare il corso a Coverciano, lo iniziai perché ti ricordi che comunque io lo chiesi quando vincemmo il mondiale, lo chiesi a Olivieri, perché mi sembrava giusto che comunque ci venisse riconosciuto un qualcosa che avevamo conquistato sul campo. Ma lui disse di no, dovete fare il corso e io feci il corso. E iniziai il corso per cazzeggio, perché non pensavo, capito? Perché la mia idea comunque era quella di fare il dirigente, quella di Sì. stare fuori. Ma poi quando mi sono reso conto che andavo al campo e andavo con un occhio diverso, dicevo, ma perché fa quello? Allora, prima di diventare un rompicoglioni come dirigente, ho detto, tanto vale. Comunque sono rompicoglioni, lo faccio che sto sul campo e faccio quello che mi piace a me. E ti dico che, Simo, poi come lo faccio io qui, che lo faccio più da manager, nel senso lo faccio da manager e a 360 gradi, comunque cerco di controllare tutto, è figo, eh? È figo. Sì, e poi tutti quelli che fanno gli allenatori sono tanti dei nostri, dicono che
è anche più bello fare l'allenatore del calciatore. Sono due cose completamente diverse. È chiaro questo, sono due... E ti avvicini diversamente anche alla partita, perché comunque da calciatore puoi incidere in prima persona. Da allenatore invece devi sperare che gli altri mettano in pratica tutto quello che tu hai provato, e non sempre è facile, perché poi entrano in ballo miliardi di dinamiche. Miliardi di cose. Sì, però mi dicono che è figo. È figo, mi dicono che... Simo, a parte che ci giuro, io lavoro tantissimo, penso come gli altri. Io veramente, e non a caso, io non ci vedo più, ma perché? Perché io non sto scherzando. Adesso, come vedo gli altri, vedo pure un bel ragazzo dall'altro lato, capito? Cioè, prima ti vedevo un brato. Però adesso perché? Perché guardo un sacco di partite. Non è che le guardo, devo studiare un sacco di partite. Devo preparare gli allenamenti, devo preparare il programma settimanale. Gli impegni sono tanti. Però poi quando vai in campo e vedi che comunque i giocatori ti seguono, fanno quello che tu gli dici, è una goduria non male. Giustamente dice Wenger, un allenatore soffre per tutta la vita, soffre tanto, però quando vince poi gode per tutta la vita. Sì. Ma lo sai, tra le mille cose che faccio, ho aperto anche una scuola calcio insieme a Max Tonetto qui a Roma. E tra, visto che facevo poche cose, tra l'IC, tra la federazione, eccetera, ho detto, sai cosa faccio? Alleno anche una squadra per vedere. E alleno una squadra di sedicenni. Immagini, sai, l'adolescenza, entrano... C'è un mondo da scoprire. Bello. E ti dico che poi è bello. A parte che non mi ricordavo niente di quello che avevo fatto da calciatore, quindi ti devi formare, perché poi... giustamente allenare e giocare, fai quello che ti dicono di fare, allenare devi preparare l'allenamento, devi preparare. Poi io comunque i miei giocatori, i miei ragazzi sono ragazzi di quartiere, quindi non con grandissima qualità, e quindi è ancora più difficile. Una cosa è se dici a Fabio, guarda che devi uscire, devi fare la transizione, devi uscire quando abbiamo la palla noi, ti devi accoppiare all'attaccante. Una cosa è dirla ai ragazzi, quindi devi tutto organizzare. Però è figo, cioè è bello, perché poi vedi il miglioramento dei ragazzi, sia tecnico, che poi il miglioramento tecnico passa, cioè il miglioramento tecnico individuale poi ti aiuta a migliorare la squadra, no? E quando ti rivolgi a questi ragazzi e vedi un miglioramento piccolo, anche uno che prima non riusciva a controllare una palla, ma adesso la controlla, è una soddisfazione, ed è bello, ed è figo. Ti ho detto che è molto bello, gratificante. È normale che più sali di livello più trovi dei giocatori che sono egoisti, perché noi giocatori fondamentalmente siamo egoisti, e più ti rendi conto che magari da allenatore devi vedere tutto. E poi sai cos'è che ti ricordi? Tutte le cose che ti dicevano i tuoi vecchi allenatori, e ti vai a scontrare con delle dinamiche. E tu dici, ma io veramente ero così egoista, veramente pensavo a me stesso, veramente... È vero, perché poi da allenatore le vedi tutte queste sfumature qui. Però, ti dico, è molto gratificante, divertente. Certo, devi avere la fortuna, ecco, di divertirti, perché poi se diventa un pensiero, se diventa un qualcosa che ti fa star male, perché tanti allenatori la vivono male, Simo. Allora, come fai a viverla bene? Comunque sei legata a dei risultati, sei legata a un gruppo che ti deve... È però difficile viverla bene. Sai cos'è? Che io penso che un allenatore, se lavora bene durante la settimana, se fa tutte le cose fatte per bene, dopo va in campo, va sereno, nel senso lui il massimo l'ha fatto. Poi è normale, cioè non è che può entrare in campo, però io dico, se uno sta sereno sotto quel punto di vista lì, la vive sicuramente diversamente la partita. Io ti giuro, la vivo bene, perché sei in Cina. Sì, no, ma no, perché pensa se fossi a San Paolo. Vabbè, sicuramente l'ansia diversa, però comunque io alleno la squadra più importante asiatica, ogni domenica ci sono 60.000 spettatori, anche qua ci sono le radio, ci sono i giornalisti, cioè c'è un mondo uguale a quello europeo, solamente che lo vivo in modo diverso. Però è figo, a me piace molto, non pensare. Guarda, è figo anche quello che faccio io, perché poi riesci a instaurare un rapporto con i ragazzi bellissimo.
E se mi dicessero vuoi allenare una squadra di adulti, una squadra professionistica, ma anche una squadra di ragazzi in una squadra professionistica, direi di no. Perché è proprio figo questo livello di calcio, no? Questo che ti interfacci con questi ragazzi di quartiere che magari non avranno mai possibilità di diventare calciatore o Oh, di giocare in poi vedrà un campione del mondo. Sì, però sì, ma quello dura, sai quanto dura quello? Quello dura una settimana. Poi andare in quell'albergo lì a conduzione familiare ci ha dato la possibilità proprio di stringere un'unione un po' con tutti. Secondo me quella è stata una grande scelta. Hanno No, dovuto portare le l'albergo, televisioni guarda, dall'Italia. io ti dico una cosa, le due finali che abbiamo fatto, parlo della mia generazione, quella lì che facemmo, Belgio-Olanda Sì. e quella che abbiamo fatto in Germania, e tutte e due, neanche a farla apposta, avevano in comune questi alberghi tipo familiari, dove comunque i giocatori potevano uscire dalla stanza e praticamente incontrarsi subito col proprio compagno, Non avere altro. zone niente di eccezionale, ma proprio tutto a portata di mano, tutto a portata di mano. E questo Mauro Vladovic era un fenomeno, insieme poi lo portò a Mister Lippi, portò a vedere subito questa struttura, ma lui me lo disse già prima che aveva visto una struttura molto bella. E poi anche il fatto che non ci fossero i telefonini, sai, i social, era subito dopo cena, non era una rincorsa ad andare in camera, ma era una rincorsa ad andare ad occupare il tavolo da ping pong Da o il ping pong. flipper per giocare. Quindi anche vedere quattro che giocavano a carte era uno spasso. Credo che quello passa tanto da Simo, vincere o non vincere. le generazioni son cambiate. Sono E cambiate assolutamente, io cambiati i vedo, tempi. ecco, una cosa che io divento matto, però alla fine è come quando andai a Madrid che non avevo mai ascoltato la musica negli spogliatoi. E io feci il primo anno con Capello e musica zero. Venne Schuster e la prima cosa che disse: ma come, non c'avete musica qua dentro? Io dissi: ma come, la musica allo spogliatoio? Per me cioè, una roba assurda. Misero Sergio Ramos, mi mise la musica e non posso mai dimenticare che ero a fianco a Raul e mi disse: Rullo, scusami, ma che è sta musica? Lui disse: no, non ti preoccupare, Fabio, poi dopo ci fai l'abitudine. Ed è vero, perché noi abbiamo avuto delle fissazioni in Italia, delle nostre cose, che poi dopo all'estero è diverso e ti devi abituare a queste cose così. È un po' come il ritiro. Io mi ricordo Bravo. un anno con Spalletti, allora fecimo un patto con lui. Se avessimo vinto un tot di partita, non ci avrebbe portato in ritiro. Insomma, questa vittoria l'abbiamo fatta e abbiamo iniziato a non fare il ritiro. Mi ricordo che allora si fece anche gli ottavi di finale contro mi sa, contro il Real, contro di voi, e non si Sì. andò in ritiro. Si fece la semifinale, il quarto di finale col Manchester in casa, vincemmo 2-1 e non si fece il ritiro. Mi sa, un paio di settimane dopo ci fu il derby. Allora mi disse, ragazzi, il derby dobbiamo andare perché se poi dovesse andare male, sai, ci dicono. Va bene. Abbiamo fatto il ritiro, l'unico ritiro pochissimo, uno dei pochi ritiri che abbiamo fatto durante l'anno, perso 3-0. Ecco. Questo significa che poi il ritiro dipende sempre che tipo di ragazzi hai, è chiaro, della responsabilità, ti devi assumere anche la responsabilità di mangiare in una certa maniera e di fare, però quando Massimo, poi uguale, ti io relazioni. a Madrid con Mister Capello il primo anno sempre ritiro, Champions e campionato. Con Schuster facevo il campionato, mai fatto ritiro, mai.
e andavamo in ritiro in Champions la mattina, nel senso ci vedevamo. E però stravinto il campionato il secondo anno, il primo anno vinto uguale, però sono quelle fissazioni che purtroppo noi, ecco, siamo legati in Italia e si fa fatica a uscirne fuori. Ma perché? Perché proprio noi dobbiamo dare conto a tante situazioni che sono fuori, che viviamo e che soffriamo, come per dire, sai, per noi è giusto che... A me è una frase che mi dà fastidio proprio, è giusto che i nostri tifosi ci contestino. Cioè, ma perché ti devono contestare? Non è... Sono quelle frasi che non... Nella nostra mentalità. Non porto più. Cosa vuol dire il mio tifoso mi deve contestare? Cioè, cosa... Sì. Capito? Ma poi è entrata anche nella mentalità dei calciatori. Alcuni calciatori quando subiscono la contestazione è giusto. No, non è giusto. Cioè, io vado in campo per perdere, io vado in campo per vincere, mancherebbe altro. Poi, quello che significa? Ci stanno anche gli avversari. Cioè, è troppo... Sai, sì. Entri in una sfera che è difficile da spiegare, perché poi... entrano in ballo situazioni diverse dal giudicare una prestazione, no? Tu guadagni tanto e quindi per cui devi a volte anche soffrire. Non tutti sono così, ci mancherebbe altro, meno male, però è una mentalità tutta nostra. Certo, perché comunque vedi che all'estero, cioè, anche gli altri guadagnano, ma questo non vuol dire mica che uno non deve, uno si impegna, ma questo è un concetto che ci abbiamo noi in Italia, ed è un peccato perché veramente tante volte ci roviniamo la vita da soli. Il nostro calcio oggigiorno ha tanti problemi, ma proprio perché in questi anni sono state gestite delle situazioni con i piedi, ed è un peccato. È un momento di confronto con i tifosi, un po' acceso, ma un momento di confronto. Diciamo che sono... Simo, penso pure tu, io andavo in curva e ho tanti amici che vanno allo stadio e con tanti ci puoi ragionare, con tanti non ci puoi ragionare, perché poi hanno la loro mentalità, che per carità uno rispetta, ed è comunque un qualcosa che tanti riescono a capire e dicono ok, danno il massimo, no, non ci avevano voglia, io sono mai stato in campo senza voglia, cacchio. Lo so. No, però aspetta, così. Ti volevo, come ho fatto con tutti, volevo Vai. Ringraziarti per la disponibilità, perché per la nostra raccolta fondi, sì. E come lo ridico che tutti ci siamo autotassati, tutti quanti hanno partecipato alla nostra raccolta fondi, e siamo a oggi Ale mi ha mandato i logo per le autoambulanze che in questi giorni dovremmo acquistare, e siamo a quota 3 e dobbiamo, però questo non è che la gente deve smettere di darci una mano, deve essere un motivo in più. Capisco le difficoltà di questo momento, ma donate, perché ragazzi in questo momento ci sono tante iniziative per aiutare le persone che stanno lottando in prima fila, quindi ti volevo dire grazie, grazie a te, questo è importante. Io ho cercato di coinvolgere tutti, da ex compagni ad amici, facoltosi o meno, hanno donato tutti, dal Brasile a Londra, cioè ex, sono stati molto generosi, ecco, hanno preso il mio messaggio con estrema bontà pure, economica, quindi sono contento. No, son contento anch'io, perché comunque in questo periodo li ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato la fiducia, perché poi, sai, non è semplice la beneficenza, soprattutto in un momento del genere. Però tanti in Italia hanno dimostrato un cuore enorme per stare vicini a quelli che in questo momento stanno lottando, dalla cassiera che dei supermercati, che ha paura, che tutta la gente che entra, alla gente in ospedale, che... quelli che portano le ambulanze, tutta questa gente, ragazzi, bisogna fargli un applauso, perché stanno facendo degli sforzi pazzeschi. Guarda, è una situazione nuova per tutti, è un'emergenza. Io ho la mia famiglia giù in Calabria, c'è il dottore di base che ha lasciato il paesino per andare su a mettersi a disposizione. Questa è una testimonianza incredibile, poteva stare nel suo ovile, poteva stare tranquillo a casa,
sicuro di non essere contagiato perché nel paesino non c'è un contagiato, e invece si è messa a disposizione proprio. È come quando mi raccontava mio nonno della guerra, no? Ti arruolavi per il tuo paese. È forte come esempio, però rende un po' l'idea, no? Tutti si stanno mettendo a disposizione, stanno mettendo a repentaglio la loro vita per uscire da questa grandissima emergenza. E questa credo che sia una cosa bellissima. Mi auguro che si faccia tesoro di questa situazione, che ognuno di noi faccia tesoro dentro di sé, che possa essere un monito per essere delle persone migliori, perché poi alla fine le cose importanti sono altre, ecco. Quindi potrebbe essere un'opportunità, fa, che ne sa, speriamo. No, però vedi, questo ci dice sicuramente. Il giorno che passerà tutto ci farà apprezzare ancora di più quello che abbiamo, quello che avremo la possibilità di vivere dopo, perché comunque c'è tanta gente veramente che è in casa e si sta godendo la famiglia. Tanti, io purtroppo non posso, ma in tanti si stanno godendo la famiglia, e che è un momento che di solito uno non, cioè, cerca sempre di scappare nel senso non dalla famiglia, ma cerca di scappare e fare 3.000 cose e magari non si mette lì a riflettere delle cose più importanti. Però ci farà bene, Simo, a tutti quanti. Siamo alla ricerca sempre Questo di chissà che cosa. purtroppo è il nostro difetto. È il difetto degli uomini che vogliono sempre migliorarsi, che da una parte è una cosa Ecco, positiva scusami, perché gli non ti adagi. Giusto, autotrasportatori, i corrieri che giustamente cercano. tutti che ci danno la possibilità di andare a fare la spesa, poi tra l'altro. Bravo, bravo. Tutti, Un tutti. attimo, ragazzi, mi chiedono di chiamare Rino, ma Rino non ha Instagram, da quello che ho Rino. visto. Rino Adesso sarà sul pezzo, Rino sta Rino. studiando la prossima partita. Ma non si sa quando gioca, però sta studiando. Chiamerò Francesco in questi giorni. Sono riuscito a convincere a Andrea Barzagli. Che tu sai che No. Andrea è buono. Sì. Quindi in questi giorni cercherò di chiamare a tutti quanti, e anche chi non è campione del mondo, perché mi chiamano e vogliono dare un contributo al nostro paese, tipo Pato, perché dopo parlerò anche con Alessandro Pato, che dovremmo fare una diretta. E il bello di questo momento è proprio quello, che ci dà la possibilità di poter comunque stare in contatto con persone che non si vedono da tanti anni. E Ok. una cosa che tu bisogna fare, Simo, te lo dico anche a te, il giorno che ti darà la possibilità è